agenti del 204° corso. Lo giurate voi? Lo giuro! Nonostante il gran caldo massiccio, la partecipazione alla cerimonia di giuramento per gli 87 agenti in prova che hanno brillantemente superato il 204° corso della scuola di polizia a Pescara. Momenti di grande emozione alla Marina, scenario se vogliamo inconsueto ma ricco di suggestione, scelto appositamente per l'occasione dal direttore della scuola per il controllo del territorio di Pescara, il primo dirigente Francesco Zerilli. Sono oltre 400 i nuovi agenti usciti dalle varie scuole sparse sul territorio nazionale ed andranno a rinforzare diverse questure con una 4 mesi di prova a partire dai primi di luglio, prima di affrontare un periodo di residenzialità di 8 mesi. A salutare i nuovi poliziotti, con una media d'età di 25 anni e quasi tutti laureati, oltre ai tanti parenti e anche le massime autorità, tra queste il prefetto Alessandra Guidi, vice capo della polizia. Questo è un momento importante perché è un momento che segna una svolta nella loro vita. Hanno scelto un mestiere che diciamo è una vocazione, quindi credo che sia importante che in questo momento questo giuramento avvenga in un contesto cittadino, davanti ai cittadini, perché da subito deve essere forte e chiaro il legame tra chi fa sicurezza, dà sicurezza e quelli che poi utilizzano, no, questo servizio. Quindi è importante che ci sia da subito un legame di fiducia e ovviamente che questo legame di fiducia poi sia coltivato da parte reciproca, evidentemente, da parte nostra, da parte dei nostri ragazzi, ovviamente con l'impegno, come ho ricordato, è un impegno che a volte comporta anche rischi per la propria incolumità, rischi per la propria vita, e quindi questo è un qualcosa che i cittadini devono ricordare, anche nel rispettare chi indossa una divisa e rispettare l'impegno e il rischio che chi indossa una divisa si prende proprio per garantire la sicurezza alla nostra comunità, alle nostre famiglie, ai nostri cittadini.